Terza giornata di campionato 7 Cup. Il new team di Oliver Hutton, Sacchi Dario contro gli FC Alaska di Davide Schiano. Purtroppo a causa di un brutto infortunio il capitano Schiano non lo vediamo nella compagine FC Alaska. Al commento tecnico. Ma lo vediamo qua insieme a noi. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Com'è la situazione? La situazione per il momento, la mia squadra perde 2-1, si sta comportando comunque molto bene. Abbiamo delle defezioni importanti, Bruno Buovolo ancora una volta non può essere in campo, così come Stefano Sigilli, che è comunque il nostro attaccante di peso, di razza. Purtroppo abbiamo in campo Dario Esposito, il nostro attaccante brevilinio, che comunque si comporta sempre molto bene, allo scatto, alla velocità giusta per far male, ma purtroppo puntualmente ha qualche problema fisico. E non voglio dimenticare che insomma abbiamo perso il nostro portiere nell'ultima di campionato prima della sosta, dove purtroppo Gaetano Russo si è plurifratturato. Quanto tempo mancherà? Mancherà per almeno 70 giorni, quindi probabilmente non farà più parte del torneo. Ma ci dispiace, facciamo tantissimo. Un saluto a Gaetano, più che altro un in bocca al lupo. Riprenditi presto, ricordiamo. Vabbè, alle fasi finali poi se c'è. Posso aggiungere che comunque state giocando contro una delle squadre più ostiche del campionato, sicuramente. Sicuramente vedo una squadra molto organizzata. Guarda. Assolutamente molto organizzata. Vedo anche delle buone individualità, qualcuno che calcia bene da fermo, quindi insomma sappiamo di incontrare una squadra importante. Noi ci giocheremo la nostra partita. Senti Sergio, ma il grande giocatore Ardito Umberto dei New Team, come mai non... Perché ha problemi di orario lavorando e quindi non sempre potrà essere presente in questo torneo, nonostante ci faccia molto piacere comunque la sua presenza. Comunque vogliamo proseguire con un po' di telecronaca. Vai. Tu l'hai chiamata, la dici, vai. Allora, in questo momento la palla è in fallo laterale. No ragazzi, sono capace, scherzo naturalmente. Lascio a Massi la parola. Gasparo, riprendiamo un poco dal versante di destra, Luca Gasparo, il difensore, autore della prima rete del match. Verso non ci ricordiamo bene il cognome. Molto sicuro il portiere con i pugni. Il portiere che si è fatto anche male perché è andato col dito, la mano lo è leggera. Siete un po' fortunati quei portieri voi. Ma diciamo che se questo non si è fatto niente, si è lussato, plurilussato le nocche e le dita del quarto metacarpo. In questo caso il nostro portiere insomma alla disperata. Questa è una partita che i portieri si faranno tutti male, non si sa perché. Vediamo l'ampio gesto scaramantico del numero uno giallo. Arbitro. La superstizione è ignoranza. L'arbitro è il solito Dario Volpe. Calcio d'angolo per il new team. Avviciniamoci un po' di più verso l'azione. Vediamo solo a chi si è collegato adesso, che è il sorteggio di 2-1 per i ragazzi in casacca rossa. Dario Russo, chiama l'arbitro. Un saluto particolare a Dario Sacchi. Tardi, troppo tardi, troppo tempo. Guarda che volgarità, Giochiamo semplice, sempre il compagno. Cambio di messa perché sono passati 5 secondi. Guarino, guardatelo come corre. La linea, perfetto, mette pallone sulla linea perfettamente. Si ritroverà con un lancio lungo. Gli FC Alaska del presidente. Rovesciata, attenzione, peccato sulla schiena del difensore. Che palla. Peccato, ottimo intervento difensivo di Sacchi. Prolunga il compagno. Cambiamento di fronte, Daniele Varriale, portiere. Gigi! Progressione sulla sinistra. È peccato che sia solo destro. Ha usato il sinistro. Ha usato il sinistro, ha guadagnato un prezioso palo laterale in posizione d'attacco. Volevamo ricordare anche un saluto particolare al presidente Salvatore. Sì, Salvatore Ramirez Leva, il nostro presidente dell'Alaska Pub. In questo e invitiamo momento. Anche tutti gli amici, non ci costa nulla. Sicuramente. Andare a trovare Salvatore all'Alaska, che è sempre tra autore. Tra l'altro, noi siamo anche clienti. Noi siamo clienti abituali, andiamo almeno due volte al mese. Si mangia veramente molto bene. Comunque non regaliamo il barista Necchi. No, consigliamo panini come il delicato, il barista poi come Necchi. Anche io prendo sempre il Raffaele, doppio hamburger, pancetta, formaggio, insalata e pomodoro. Questo il mio preferito. A noi piace molto invece le patatine americane con bacon e rosmarino. No, io ultimamente lo sto prendendo con salsiccia e provola. Assolutamente, tutto di prima qualità, lo posso assolutamente. Questo messaggio per Salvatore, le dovrei pagare le prossime pubblicità. Questo è gratis. Complimenti, un saluto da Max, Dario e Sergio. Ciao ragazzi. Ciao.